Benvenuti, bentornati a Demleila TV. Siamo arrivati alla ultima puntata di questo piccolo percorso che abbiamo fatto da un mese ormai. E vabbè, primo saluto, ciao Riccardo. Ciao, buonasera a tutti. Bentornato. Grazie. E grazie di essere stato sempre presente, è stata una cosa veramente deliziosa questo percorso. Spero che ricominceremo dal 18 di settembre, se troviamo qualcuno che è interessato, insomma, a proseguire questa iniziativa e vedremo se ogni settimana riusciamo a percorrere ancora i vari, diciamo, percorsi della musica, dell'opera e di conoscere anche tanti artisti. Abbiamo avuto la fortuna di avere grandi nomi in tutte le puntate. Oggi abbiamo veramente, se si può definire una diva, una prima donna, beh, oggi infatti sono molto emozionata e sono molto felice che è qua con noi. Benvenuta Elena Moshuk. Moshuk. L'ho studiato tutta la settimana, tac! Adesso, ciao, finalmente. Ok, benvenuta. Dove sei di bello? Sono in montagna, nei Alpi svizzeri, 40 minuti da Zurigo. Uh-huh. C'è un lago molto bello che si chiama Zielsee e avanti abbiamo gli Alpi svizzeri, è bellissimo. So, du sprechen Sie Deutsch? Ja, sicher. Du? Ja, genau. Next Mal. Prossima next volta. Mal, ja. Allora, Elena, benvenuta, ti do del tu, se mi permetti. Certo, grazie. E facciamo un piccolo percorso di questa tua veramente straordinaria carriera, rivedendola anche tutta, diciamo, vicina questa settimana, rivedendo i filmati, insomma, tutto quello che hai fatto è veramente tantissimo, tantissimi premi, ti sei distinta in tantissimi ruoli. E soprattutto devo dire che risentendo soprattutto Regina della Notte, insomma in alcuni ruoli credo che sei ancora oggi imbattibile, questo è un mio pensiero personale. Tu cominci la carriera in Romania, no? Nella tua città natale? Sì, nella mia città ho debuttato come Regina della Notte, dopo che ho studiato 10 anni prima molto bene la tecnica vocale, che io considero che è la base di una carriera lunga e bella. E prima recita ho cantato in lingua rumena. Ah. E la seconda recita di Regina della Notte ho cantato a Monaco di Baviera in tedesco, dopo che sono stata premiata con il primo premio al concorso internazionale delle televisioni tedesche. E così ha incominciato la mia carriera. Arrivi con la Regina della Notte, che ho cantato in tutto il mondo. Sì, è un ruolo che mi ha portato tantissima fortuna, mi ha fatto famosa dappertutto e amo ancora questo ruolo, anche se da, diciamo, più di 10 anni che non lo canto, perché ho cantato altro repertorio, ma ho ancora il controfallo molto bene nella voce. Ho dimostrato anche 2 anni fa nella recita di Lucia a Genova, dove lo metto quasi sempre alla fine del duetto con Edgardo e Lucia di Lammermoor. Anche adesso quando studio a casa, ieri per esempio ho cantato fino al contro a Fa diesis, ma è un fa sovracuto che il più drammatico è un'altra cosa. La Regina della Notte ha una tessitura molto alta che in questo momento mi stanca un po', perché frattanto ho cantato Norma, le regine di Donizetti, Maria Stuarda e Anna Bolena, Norma, ho detto Donna Anna,
Lombardi, ho debuttato l'anno scorso, allora non puoi chiedere da me che ti canto ancora La Regina della Notte. No, no, poi ci arriviamo su questo perché è molto interessante questa cosa su Verdi, ho preparato delle domande anche su questo. Ma torniamo indietro, tu poi cominci nel 1990, no? È l'anno sì. Clou per te, perché sì, che cosa sì. succede? È successo così, io ero in teatro impegnata nel coro, ma non ho cantato molto in coro perché ho debuttato subito come Regina della Notte, ho fatto un recital molto importante nella Filarmonia di Asch e poi ho fatto l'esame al conservatorio di Asch. Sono entrata e in settembre sono andata a questo concorso a Monaco di Baviera dove ho ricevuto primo premio. Ho fatto una audizione al teatro Gerner Plus Theater in München e subito ho ricevuto contratto per una serie di recite di Zauberflöte, flauto magico con Regina della Notte. Poi ho fatto qualche audizioni e un'audizione molto, non ho fatto tante, pochissima, ma poche e buone. L'audizione più importante della mia vita è stata per la prima audizione importante per Alexander Pereira a Vienna. Ho ottenuto questo contratto a Zurigo come solista fissa nell'ensemble, dove ho imparato tantissimo, ho avuto tanta fortuna di lavorare con tutti i grandi del mondo e certo che crescere in un ambiente di genere certo. ti fa molto bene, cresci in un modo armonioso e così come si deve per una cantante. Mentre che cantavo a Zurigo ho fatto tante recite come ospite in tanti teatri del mondo e così io, alla fine li ho conquistato quasi tutte. Ci sono esatto. qualche teatri dove non ho cantato in Australia, per esempio, in Canada non ho cantato, in America ho cantato solo a Metropolitan e Dallas, ma il resto... Da New York fino a Tokyo, dappertutto, fantastica. Infatti ho visto i premi, sono veramente tantissimi che hai. Devo dire, ho lavorato tantissimo. Ecco, questo ti volevo chiedere. Ho lavorato tantissimo prima di incominciare la carriera. Forse voi non sapete, ma io prima di 1990 ho lavorato come insegnante per i bambini, 7 anni, ma in questo tempo io ho studiato la voce e ho frequentato tantissimo le recite, gli spettacoli di opera, i concerti a Filarmonia di Asch, ho imparato tantissimo perché ogni settimana andavo a vedere almeno una opera oppure un concerto. Allora, la cultura musicale è venuta molto bene in me, nel mio sangue, e poi da 90 ho incominciato, come ho detto, con concorso e qualche audizione, ma come ho detto non ho fatto tantissime audizioni perché le recite che io dappertutto ho cantato sono state cantate bene e così i direttori... mi hanno conosciuto, mi hanno seguito e sempre mi hanno invitato. Se tu ti devi definire, no? Secondo te sei stata una voce donata da Dio, nel senso che era già tutto pronto, o hai dovuto studiare tecnica, insomma, naturale o tecnica? C'è tantissimo naturale da me, una voce naturale che io l'ho scoperta. Cioè qualcuno mi ha detto, un insegnante di canto mi ha detto in 1989 tu devi studiare Regina della Notte. Io mi sono spaventato, ho detto ma devo avere fa soprattutto come faccio? E poi studiando
con la tecnica giusta, ho scoperto che questo suono era lì e mi aspettava. Fantastico. Ho cantato anche con sol sovracuto nelle variazioni di Olimpia, in Racconti di Hoffmann. Allora i suoni era tutto naturale, io sempre ho cantato naturale, non ho sforzato mai. E poi ho avuto la fortuna di studiare con qualche insegnante molto bravi. Uno dei primi, la prima mia insegnante di canto è stata Miora Cortez, la sorella di Viorica Cortez, che è molto famosa, ma con lei ho studiato solo un anno. Poi un altro insegnante molto importante per me è stato un basso, ho studiato con un basso, George Popa da Iași, e poi la persona più importante nella mia vita per il studio della voce è stata e anche è la maestra Mildela D'Amico da Milano, è la moglie del tenore, forse avete sentito, Arone Ceroni, che era un comprimario, ma un comprimario di grande classe. E la maestra Mildela, un soprano molto molto brava, ma lei non è stata così interessata a fare grande carriera, ha cantato anche lei in Italia molto, mi raccontava che ha cantato molto con Savalić. Lei ha studiato con Leopard, l'insegnante di Mirella Freni, di Renata Scotto, anche di Kraus, credo. Così ho imparato veramente penso io che ho imparato la giusta tecnica italiana di canto. È stato molto, molto importante per me di studiare con un'italiana, così sono sicura che il repertorio italiano che lo canto, dico io che lo canto bene, e mi fa molto bene, mi sento molto bene nel repertorio italiano, e perché penso io che specialmente per il bel canto che io canto con tanto, tanta, tanta piacere, la mia voce è molto adatta. Anche lei mi diceva sempre questa cosa. Anche oggi, quest'anno compio allora 30 anni di carriera, non ho nessun problema di voce, assolutamente niente. Quando incontro la maestra, anche quest'anno, l'anno scorso, ho studiato un po' con lei l'Acme, che ho debuttato l'anno scorso, mi ha detto la tua voce è intatta. E questo è il frutto di un lavoro serio che noi solisti, noi cantanti di opera dobbiamo essere, no? Molto seri e perseveranti in questo lavoro. E questo è il risultato. 30 anni di carriera con un repertorio diverso, difficile, perché io dall'inizio ho incominciato la carriera con un ruolo difficilissimo, e spero che non ho finito la carriera, perché sono molto sana vocalmente, ho energia, ho entusiasmo, non è una cosa che mi annoia. Al contrario, ho tanta voglia di cantare, mi fa bene. No? Sei anche cresciuta, diciamo, nella carriera, perché inizialmente ruoli Gilda, Traviata, sì, sì, eccetera eccetera. L'anno scorso, come ho detto, l'anno scorso ho cantato a Muscat in febbraio l'Acme, un ruolo che dovevo cantare 20 anni prima, ma adesso è arrivato il momento e non ho voluto dire di no. E in settembre ho debuttato come Giselda in Lombardi. Tutti sapete com'è questo ruolo. È un ruolo di coloratura drammatica che chiede tutto da te. È un ruolo completo, complesso, e penso che è bene di essere affrontato di un soprano che ha esperienza. Esatto. Io non sono d'accordo oggi con tutte queste ragazze che sono brave, brave cantanti, ma dall'inizio incominciano con ruoli difficilissimi, drammatici, esatto, ruoli di maturità. Penso che non fa bene per la voce. Allora Elena, introduciamo intanto gli altri ospiti, perché proprio su questo punto qua mi interessa fare un piccolo dibattito. Allora, Riccardo l'abbiamo già salutato all'inizio, bentornato. Abbiamo una
donna veramente straordinaria, conosciuta per l'immensità della soprano Barbara Frittoli come sua insegnante, ma non solo. Io penso che quasi tutti i cantanti siano passati da lei, masterclass in tutto il mondo. Cominciò con Riccardo Muti l'Accademia di Alto Perfezionamento alla Scala di Milano, tantissimi anni docente al Conservatorio di Milano, insomma, veramente una che di tecnica ne sa tantissimo. Benvenuta Giovanna Canetti. Grazie, grazie mille. E poi è tornato a trovarci, per fortuna, e lo ringrazio tantissimo, che era con noi quando c'era proprio Barbara Frittoli, è tornato Fabio La Rovere, che è giornalista e scrive sui quotidiani su Per l'Opera, ma anche direttore artistico, visto, vero Fabio? Sei sparito. Non lo senti, ti vediamo o non ti sentiamo? Sparito. Tu ci senti? Noi non ti sentiamo. Fabio. Intanto che vediamo di recuperare Fabio, no? Questa domanda qui che volevo fare proprio al discorso su le opere di Verdi, eccetera, eccetera. Proprio in questi giorni avevo visto un'intervista a Renata Scotto, che un po' assomiglia, se possiamo dire, alla carriera di Elena, perché anche Scotto cominciò Traviata, eccetera, eccetera, e poi cominciò a fare un cambiamento di repertorio, per cui c'è una similitudine. E mi interessava proprio parlare di: esistono veramente le voci verdiane, oppure che tipo di repertorio, insomma, che tipo di tecnica, che tipo di voce ci vuole per la voce verdiana? Renata Scotto dice che non esiste il termine voce verdiana, è solamente chi può permettersi di cantarlo, no? E, Giovanna, tu hai insegnato tantissimo, no? Come la definisci tu un soprano, perché parliamo adesso che abbiamo Elena, parliamo di soprano, come la definisci tu un soprano che deve avere quali qualità per essere un soprano, diciamo, che possa affrontare Verdi? Beh, io sono molto d'accordo con quello che dice Renata Scotto, che io ammiro immensamente. Naturalmente per cantare Verdi ci vuole sicuramente una grande voce, una grande espressività, una esperienza, anche perché Verdi sicuramente non scherza, ti pone delle difficoltà importanti, per cui ci vuole anche, io credo, una certa maturità. Oggi purtroppo tutti appena iniziano, a volte colpa dei ragazzi, a volte dei maestri, cantano subito Puccini, tutte queste belle cose. Invece bisogna cominciare dalla tecnica, intanto respirazione, arie antiche, arie meravigliose, Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi, e poi pian piano. Infatti a volte c'è un'usura di certe voci che hanno cominciato anche molto bene, perché troppo presto affrontano un repertorio che non dovrebbero. Certo. Ti conviene, Elena, sei d'accordo? Sì, molto d'accordo. E questa è la verità. Si deve incominciare piano piano. Si deve, nel nostro mestiere, come dice anche maestro Ion Buzea, un altro tenore rumeno che vive a Zurigo e vado qualche volta da lui, studio, parliamo di fraseggio, specialmente di fraseggio. Lui dice che in questo mestiere si cresce. Impariamo fino alla pensione e dopo la pensione. È un mestiere dove non ci fermiamo mai di imparare, e poi questo strumento dobbiamo avere molto cura e non sforzarlo dall'inizio. Per questo la tecnica, come ha detto la signora prima, la tecnica vocale è una cosa importantissima, e specialmente la tecnica della giusta respirazione, perché se hai la respirazione buona, puoi cantare tutto quello che vuoi su questo cuscino di aria. Io ho lavorato con Renata Scotto
credo in 2003 a Tessalonica abbiamo lavorato Lucia di Lammermoor, lei faceva la regia e io sono caduta in ginocchio quando l'ho visto prima volta perché la amo tantissimo. Ha un fraseggio meraviglioso. Io ho imparato tantissimo da lei. Io imparo tanto dai cantanti importanti come Renata Pascotto, Callas, Beverly Seals, Caballé. Sono tantissimi questi cantanti del passato da dove puoi veramente imparare qualcosa. Puoi rubare ascoltando, puoi rubare tante cose se sei intelligente a sapere che rubare. Sì, è così. Un'altra cosa. Non dobbiamo andare dall'inizio con ruoli difficili, perché se fai dall'inizio ruoli difficili, poi che fai? Certo. Vai a cantare arie antiche dopo. è molto importante. Ogni cosa a suo tempo. No. Esatto. Fabio, non ti sentiamo. Oh. Peccato, perché prima ti sentivamo bene. Prova a vedere su Zoom se magari devi cliccare su voce o... No, sparito proprio, non ti sentiamo. Prova a sconnetterti e ricollegarti, magari riesci così. Allora, intanto andiamo avanti. Infatti poi Renata Scotto diceva anche che sugli spartiti di Verdi i fiati non ci sono mai, sembrerebbe che uno non dovrebbe mai prendere fiato, no? Proprio per la grande linea, la grande difficoltà di dare questo fraseggio. Però ultimamente ho visto una bellissima intervista di Riccardo Muti che dice ripulire, 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 no? Mi ha fatto anche sorridere perché parlava di una Aida della Scala che lui giovanissimo andò ad ascoltare, e praticamente quando questo tenore, insomma, un trono vicino al sole, lui dice di Celeste Aida non se ne fregava nessuno, tutti che aspettavano il grande si bemolle che poi sarebbe scritto piano, no? Per cui lui faceva un po' questo dire che la musica italiana sembrerebbe quasi minore della musica detta oltralpe, no? Perché mai uno si sognerebbe su un'opera di Mozart o eccetera eccetera di andare a mettere note. Invece nella tradizione italiana c'è questo tipo di, un po' c'è stato questo abuso. E lui dice anche colpa mia, no? Perché è stato così. Elena, che ne pensi tu? Sì, ha ragione. Volevo dire, per arrivare a Verdi, penso che è bene di cantare prima bel canto puro, Rossini, Bellini, Donizetti. Per me, per esempio, mi fa molto bene Donizetti e Bellini, perché per cantare bel canto devi usare tutto quello che conosci, tutta la tecnica, tutti i colori, i nuance, fraseggio molto legato, e in Verdi abbiamo tutte questi elementi. In più Verdi ha molto sangue, ti sfrutta tantissimo, e se non hai la tecnica giusta alla fine non puoi cantare Verdi. Non si urla in Verdi. Verdi ha molto bel canto, solo che ha una cosa in più e ti sfrutta, è molto sanguinoso Verdi. Io, bene, ho cantato dall'inizio Gilda, molto Traviata, Gilda, Traviata, poi io che ho fatto altri ruoli di... Ma non potevo dall'inizio della mia carriera di affrontare una Giselda, perché dobbiamo avere un cammino molto naturale, logico nella nostra carriera, e usare tutta la tecnica per arrivare a Verdi. A Verdi deve essere un punto culminante nella carriera di un cantante, penso. E poi molto importante sapersi amministrare, perché Verdi ti porta a dare molto, devi spendere molto, quindi se vuoi arrivare alla fine condizione fino all'ultima frase di essere al top, devi saperti amministrare. Questo sì. Sì, è vero, è la verità pura.
Riccardo, puoi intervenire se vuoi. Sì, no, io volevo dire che ho avuto la fortuna di ascoltare Elena in teatro in 3 volte, ma soprattutto in 2 cose molto lontane dal punto di vista vocale, tutto sommato, perché la prima volta l'ho ascoltata in Zerbinetta, nell'Ariadne of Naxos, quindi quando ancora forse cantava fondamentalmente quel tipo di repertorio. E poi, peraltro, pochissimi anni fa, una splendida Maria Stuarda, dove veramente ho potuto verificare quello che lei ha detto, cioè una vocalità pressoché intatta, ma proprio perché, cioè, per conto mio, c'è stata l'intelligenza del percorso, cioè del percorso nell'affrontare le cose gradualmente e nel momento giusto e negli anni giusti, e non, come diceva anche la signora Canetti, che insegna e lo sa benissimo, oggi i ragazzi vorrebbero fare tutto adesso, tutto subito. Dopo 2 minuti che cantano vorrebbero già cantare le cose più impossibili. Io faccio sempre, freno sempre, io insegno, la signora forse non sa, ma io insegno in conservatorio ad Alessandria e ho una bella classe, tutto sommato. Spesso i miei allievi mi odiano perché freno questo loro, non voglio frenare l'entusiasmo, ma voglio frenare e fare capire loro che c'è un momento nella vita di uno che canta giusto per tutto, cioè non si può. Una volta mi è arrivata una ragazzina, vabbè, questo era un caso limite, un caso particolare, ma con una ragazzina che in confronto oggi come oggi la Sabine de Viel potrebbe cantare Brunilde in Valchiria, e un giorno arrivata in classe mi dice: posso cantare L'altra notte in fondo al mare? Gli ho detto, forse in un'altra vita, dico, in questa probabilmente no, però bisogna portare i ragazzi ad essere coscienti di questo, ad essere coscienti del fatto che bisogna andare per gradi e la voce ha dei tempi fisici che vanno. Ecco, sentiamo una bella campana per sì. Cui Riccardo, ci sei? Io ci sono, mi sento, voi mi sentite? Adesso ti sentiamo. Ora sì. Ah, bene, allora buonasera a tutti, scusate. Sì, il suono delle campane mi annuncia, esatto. Buonasera a tutti e buonasera alle ospiti che sono illustri, e la signora Mosuk, io l'ho buonasera, ascoltata. Buonasera Fabio! Buonasera signora. L'ho ascoltata nel suo debutto in Lacmé in Oman, è stata una cosa meravigliosa. Veramente. Ah, grazie, complimenti. Mi ricordo, ci siamo conosciute. Sì, ci siamo conosciute in quell'occasione e devo dire che veramente mi ha lasciato incantato, perché l'opera è bellissima, ma lei l'ha interpretata in maniera veramente altissima, emozionante, poi con questa voce, con questa sensibilità. Lei diceva che ama il repertorio italiano, ma io credo che sia molto versata anche nel repertorio francese. Sì, quindi mi piace anche molto la musica francese, ma non ho avuto l'occasione di cantare molto. Ho cantato di musica francese che è Michaela, Le Conte d'Hoffmann, ho cantato tutti i 4 ruoli e il resto niente quasi. Insomma, speriamo ancora la Lacmé prima o poi. Chanson. Leader, sì, sì, ho cantato molto e mi sta bene anche. Noi speravamo, visto che questa Lacmé è stata fatta con i complessi del Teatro dell'Opera di Genova, speravamo che la proponessero in una stagione successiva, ma anch'io speravo che non ho imparato il ruolo per niente, solo per 2 recite, che devo dire che abbiamo lavorato con Davide Livermore così intenso che siamo arrivati alla prima stanchissime, e adesso mi piacerebbe di fare un'altra oppure questa produzione, di ripeterla per fissare meglio questo ruolo che è meraviglioso. Non è un ruolo di coloratura, no. È un ruolo lirico. L'unica cosa di coloratura è l'aria, è quella è... È... Ho cantato solo grazie della mia tecnica, perché è molto, molto difficile di fare questo spagat, si dice, come in ginnastica. Cantare molto, tutto il tempo in una, come si dice, vocalità abbastanza centrale, acuta, e subito arrivare a quell'aria. Non è stato molto facile.
come abbiamo lavorato tantissimo, eravamo stanati, adesso sarebbe un'altra cosa, forse sarà ancora meglio. E certo. Sicuramente. Un'opera a cui sei legata particolarmente più di altre, Elena? Come? Non ho... Hai un'opera che sei più legata rispetto ad altre? Di quale opera parli? Non... In generale, in tutta la tua carriera, no? Ti sei legata di più a un ruolo oppure le... Ah! Io credo che... io sono molto legata al repertorio di Belcanto. Belcanto, Donizetti, Bellini e Verdi. Questi mi piacciono, mi fanno molto bene, mi sento bene in questo repertorio. Anche se ho cantato anche musica francese e tedesca, ma credo che questo è il mio punto forte nella mia carriera. E vorrei continuare. Io adesso sto imparando e ho finito di imparare, reimparare, perché l'ho imparato 25 anni fa quando a Zurigo facevo il cover per la Gruberova. Per Elisabetta, nel Roberto Devereux, e per fortuna sono molto felice che non ho cantato in quel momento questo ruolo, che è emicidiale, è molto, molto bello, non è così lungo come Anna Bolena o Maria Stuarda, ma è molto intenso, molto difficile. E adesso è il momento di cantare questo ruolo e mi piacerebbe tantissimo di avere l'occasione finalmente di cantarlo. Ecco, Giovanna, ti volevo chiedere una cosa. Secondo te il peso vocale, no? Perché qui abbiamo parlato di diversi autori, tutti del bel canto, però si può dire che tra Verdi, Rossini, Donizetti, Bellini, ci sono proprio dei pesi vocali per la voce, no? Ha una tessitura diversa. Beh sì, certamente. Verdi, su Verdi io dico sempre devi avere dell'ambrusco, perché naturalmente anche l'orchestra non scherza. E quindi non sempre poi i cantanti hanno la fortuna di trovare dei direttori che sanno seguire la voce, sanno quando è il momento, anche se il cantante cambia un fiato, mentre magari delle pagine meravigliose di Donizetti o di Bellini sotto hanno un'orchestra un po' più, come dire, più morbida che li sostiene, ma suonano forse con meno peso, con meno vigore. Quindi, come diceva la signora Mosuc prima, quando canti Verdi, naturalmente ce ne vuole, anche perché l'orchestra suona, non è mica uno scherzo. Anche repertorio, diciamo, un certo tipo di Donizetti, perché credo che hanno... E lo stesso Roberto Devereux, certo. C'è una diversità, insomma, rispetto a... Certo. E Devereux è più facile di accompagnare. Per esempio, 2 anni fa io ho debuttato Leonora nel Trovatore. Sono, come forse tanti mi hanno messo in cassettino, come Gilda e Violetta non pensano che posso cantare Leonora. Io ho cantato Leonora e ho debuttato a Belgrado con un maestro molto bravo, Dejan Savic, che ha saputo molto bene di ascoltarmi e stare attento e di non venire con orchestra sopra di me. Ha saputo molto bene gestire tutto così che fa bene a me e anche a lui, al pubblico. È un ruolo che mi va molto bene. Tutti sono abituati con una Leonora molto drammatica, una voce come in Giselda anche, una voce grande e bene, ma pensiamo che ci sono anche quei momenti... Momenti lirici, sì, sono più morti. Sì, con quelle frasi acuti e molto trasparente, tutto bellissimo. Allora, io per me queste sono meravigliose, ma ho anche un corpo della voce, non sono una Obrazova, ma non deve essere Obrazova a cantare un ruolo. Se lo risolvi bene, se lo interpreti bene, dai quelle emozioni che il pubblico aspetta. Io penso che questa cosa è molto importante. Ma infatti io Leonora del Trovatore la vedo più lirica che un sopranone drammatico. L'amor sull'ali rose con quelle frasi. È una frase celestiale. Celestiale, sì. Meravigliosa. Ma la scrittura di Leonora è proprio la conseguenza della scrittura donizettiana. Cioè come, esatto. Come scrittura vocale.
Infatti anch'io da spettatore, da ascoltatore, ho sempre preferito ascoltare una Leonora più lirica. Ricordo quando, è stato divertentissimo, io ero ragazzino, trasmisero in diretta un trovatore dal Maggio Fiorentino con Montserrat Caballé e l'intervistatore incautamente, durante un intervallo in un'intervista, le chiese: ma signora, mi scusi, ma non è un po' troppo pesante per lei quest'opera, non è un po' troppo forte? Lei, com'era lei, si fece una grandissima risata e rispose: sì, dice, però nell'ultimo atto c'è D'amor sulla Lirose che mi piace così tanto. Ha risposto, in pratica, sì, dato del cretino a questo signore che la intervistava, perché effettivamente è vero, Leonora è più quello che ha. Certo. Però forse anche Manrico stesso, no? Perché in realtà questo ragazzo di 20 anni... È che negli anni si sono creati dei cliché che poi è difficile smantellare, no? Sì. Cioè, hai ragione. Beh, poi Riccardo, hai ragione. In quell'epoca là, no? Quando Norma, eccetera, erano cantate da questo... Capito, cioè io con tutto l'amore, tutta l'ammirazione che io possa aver avuto nei confronti di Maria Callas, ma sembrava che Norma, dopo lei, non la potesse cantare più nessuno. E questo mi sembra un po' esagerato, francamente. Sono d'accordo. Un po' esagerato. Sì. No, dico, però volevo dire, tante di quelle voci, lasciamo stare il Dio Callas, ma rispetto agli altri, le orchestre venivano poi anche tutte abbassate per poter far fronte, certo, no? Con quel tipo di gola enorme, no? Eccetera, eccetera. Giovanna, ecco, dal punto di vista tecnico, anche la ricerca oggigiorno, no? Per chi studia... Tema del caso, io ne vorrei parlare, perché questo famoso diapason continua sempre un filo a crescere, e quel povero disgraziato poi alla fine tira il collo, disgraziato o disgraziata. Adesso non dico di abbassarlo, però di non continuare a avere questo là così brillante, perché gli archi fanno presto, ma il cantante che deve cantare tre atti, non è... Purtroppo è la costruzione degli strumenti a fiato, che, per i quali si cerca sempre una maggior brillantezza. È vero. Sì. Porta a un'intonazione sempre leggermente più alta, e chiaramente gli archi possono accordare e adeguarsi a quello. Esatto. Ma tutto sommato. Ho sentito questa cosa a Vienna, quando ho cantato tante volte a Vienna Regina della Notte, Puritani, Olimpia, Traviata, e ho sentito questa cosa. Sì, certo. Che mi era un po', ma per me non era un problema, perché non avevo problemi di sopracuti, certo. Ma si sente. E è vero che è più brillante, più... Certo. Vi ricordo, e ve lo voglio raccontare, penso che non ci sia niente di male, la signora Casolla mi chiedo venia, ma non credo ci sia niente di male. Facevo il TUM all'epoca, tantissimi anni fa, e la signora Casolla si arriva alla generale e il direttore d'orchestra a un certo punto credo che cambiò, insomma, la mise a 4,40, una cosa così. E la Casolla arriva, comincia a cantare e lo guarda, poi una donna stupenda, verace, napoletana, fa: a quanto sta l'orchestra? A 4,40, a 4,40 deve rimanere. Ah sì, allora io me ne vado. E lei è andata, per cui figurati come si fa a fare Turandot senza Casolla, impossibile. Per cui riprendiamo la prova, l'orchestra si rimette tutta in tono sotto, insomma un successo enorme come solo Giovanna Casolla, no? Può fare per questo grande ruolo. E quando si arriva agli applausi, lei lo guarda e gli dice: allora andava bene o no? Fa: perfetto, perfetto signora. Ecco. Ormai le orchestre sono quasi tutte a 4,42, sono quasi tutte più alte, non è difficile trovare veramente un 4,40 reale, sono sempre tutte più alte. E per un cantante fa veramente la differenza, non sempre, sì. Ma... E per questo anch'io il mio pianoforte a casa lo... si accorda così più alto? 42
a casa, nel pianoforte a casa. Per essere abituata poi. Sì. Fabio, mi senti? Io sento, se voi mi sentite. Sì. Tu sei d'accordo con dire qualche cosa in questo dibattito? Sì, io volevo dire una cosa su Verdi. Prima avete parlato appunto di soprani verdiani, voci verdiane. E devo dire che sì, sono d'accordo con le riflessioni che sono state fatte. Però volevo sottolineare questo. Verdi è stato probabilmente il più grande uomo di teatro dell'Ottocento italiano. Lui faceva teatro e musica. E quindi per chi affronta l'opera di Verdi, almeno io parlo da critico, per le voci che affrontano le opere di Verdi, è importante che diano attenzione particolare anche alla parola, come lui scrive nella famosa lettera a Varesi, il primo interprete di Macbeth, il baritono. No, voglio che tu serva prima il poeta e poi il maestro, dice Varesi, che detto da Verdi, che è il maestro, può suonare come un paradosso, ma non lo è, perché lui mette sempre questa grande attenzione alla dimensione teatrale. E allora le grandi voci verdiane sono anche quelle che sanno restituire questa dimensione teatrale nel canto, che in Verdi è essenziale, e che parte dall'ultimo Donizetti, perché questo è vero, gli studi lo hanno dimostrato, insomma, Verdi discende dall'ultimo Donizetti, e Donizetti il riferimento immediato del giovane Verdi, e quindi anche quando prima si parlava di Devereux, effettivamente Devereux è un'opera molto impegnativa, ma è un'opera che prefigura poi gli sviluppi che Verdi stesso porterà avanti nella sua carriera. Sì. E una cosa che ti volevo chiedere, Fabio, sì. Riccardo Muti, in quell'intervista che ho visto, dice una cosa anche molto interessante, no? Che soprattutto il primo Verdi è sacro, a detta del maestro, no? E molte volte, come dicevo prima con Elena, ma non ti sentivamo, la musica oltralpe viene considerata in maniera come la musica colta, la musica più diciamo più importante. La musica italiana ha avuto un diverso tipo di secondo te questa cosa è sentita, è vera ancora, cioè nel teatro si può percepire, cioè la musica tipo il primo Verdi, tante volte ho sentito il famoso zumpapa, no? Questa definizione. Allora, è una questione complessa. Io posso dire questo, che sono d'accordo con Riccardo Muti, perché io, per dirla con una battuta, a Parma dicono Verdi è come il maiale, non si butta via niente. Allora, tutto Verdi va rispettato, soprattutto il primo Verdi, che è vero che può sembrare ruspante, è vero che può sembrare a volte anche un po' greve, ma lì sta la grandezza dell'interprete, di dare a quello zoom papà il passo giusto, lo smalto giusto, perché io sfido chiunque oggi, ieri, penso ad Arturo Negger, non so se voi ricorderete probabilmente la polemica che ci fu con Massimo Mila, no? Arturo Negger disse, ma sì, in fondo, la plus mauvaise, la più malvento, criticava Verdi per questa sua semplicità, parlava della donna immobile nel Rigoletto, no? E Massimo Mila risponde a Negger, in un perfetto francese, dicendogli, ma tu ti rendi conto di quello che stai scrivendo? Chi è capace oggi di scrivere un'opera come Traviata, che è interamente giocata sul ritmo di tre quarti del valzer, e di esprimere un'altezza e una profondità di ispirazione, di sentimenti, con una tale semplicità di mezzi? Solo un genio come Verdi. Allora è vero che a volte si guarda l'opera, le opere giovanili di Verdi, quasi come diceva lo stesso Muti in un'intervista, con un occhio circense, no? Con l'idea di mettere in mostra acuti, sopracuti, aggiungere, togliere, tagliare. Il primo Verdi va rispettato, va eseguito come è scritto. Io sono anche dell'idea che certa tradizione vada salvaguardata, ma anche nel primo Verdi tutto ciò che è scritto è frutto di una riflessione, di una genialità, anche delle opere considerate minori. Penso ad esempio ai Due Foscari. I Due Foscari è un'opera minore di Verdi, ma quanta bellezza c'è, mesta bellezza in quell'opera, no? Anche il rapporto padre-figlia, queste tematiche che Verdi sovente affronta e che esprime con una profondità di ispirazione che nessuno ha saputo avere come lui, soprattutto in certe pagine. Quindi io penso che Verdi davvero sia tutto un grande compositore. Poi Verdi è cresciuto, no? Perché Verdi non è nato imparato, come dicono a Napoli. È uno che ha avuto un genio, ma che ha avuto anche l'intelligenza di studiare, l'intelligenza di crescere questo genio, no? di farlo fiorire. E dunque ha saputo traghettare l'opera italiana dall'Ottocento, dal bel canto,
di Donizetti al Novecento, alle soglie del Novecento, quindi consegnarla a Giacomo Puccini e poi alla giovine scuola. E questa è stata la sua missione nel corso della sua vita di operista. E quindi Giovanna, io... sei d'accordo con Fabio? Lo conoscevi? Sì, certo, verissimo. Anche dal punto di vista dello studio, no? Come la scopri tu quando una voce, per esempio, è più dedicata al bel canto, se si può fare un esempio del genere, oppure che tipo di percorso potrebbe avere? Allora, io cerco sempre di passare dal bel canto prima, anche se mi sono trovata a volte con delle voci molto larghe, molto importanti, sia nell'uomo che nella donna, però prima c'era Bellini, Donizetti, vabbè, abbiamo già detto aria antiche, aria da camera, eccetera, eccetera, e poi naturalmente con questa eleganza, fraseggio, morbidezza, vai ad affrontare questi ruoli che ti chiedono tantissimo, sia nella parola, sia nel fraseggio, il legato, i colori, mamma mia, tanto, tanto, tanto. Sì. Giovanna, tu sei stata anche una pianista straordinaria, no? Sei diplomata prima, come penso anche Muti, vabbè, lui l'ha fatta a Napoli, tu l'hai fatto a Firenze. Però Muti è diplomato in violino. Violino Muti, Riccardo Muti è violinista. Anche violinista, ecco, questo non lo sapevo, quindi è una chicca, non si smette mai di imparare. Il mio paese Toscana si diceva, se morivo non lo sapevo. Giovanni, poi vabbè, passata al canto, al conservatorio a Milano, adesso mo con questa cosa qua tu mi hai fatto dimenticare la domanda. Che ti volevo dire? Parlavi di lei pianista. Io ero una pianista. Ecco, no, ecco, esatto, tu che ripulisci, insomma, che sei un'ottima pianista, hai aiutato tantissimi, grandissimi cantanti del passato, che andavi come pianista, no? Da loro a fare... Ci racconti qualche aneddoto, perché hai delle storie meravigliose, hai veramente conosciuto dei numeri uno. Ah, io ho conosciuto, beh, con Giulietta Simeonato c'è stato un rapporto di grandissima amicizia, di stima. Lei, vabbè, aveva più o meno sempre il suo pianista, ma molte volte mi diceva, ho una cosa un po' particolare, mi aiuti, però io in quel momento il mio ruolo era solo di collaboratrice e quindi non mi permettevo di dare all'elemento che lei stava guidando dei consigli tecnici. E lei un giorno mi disse, sai Giovanna, lei è rimasta orfana, giovane, credo che vivesse dalle suore, dice, io la tecnica vocale veramente, io avevo una voce naturale, io ho cominciato a cantare e poi qualcuno mi dava un consiglio, lei evidentemente prendeva molto e poi naturalmente aveva quella facilità che tutti conosciamo. E un altro rapporto meraviglioso è stato con Magda Olivero, che io stimavo tantissimo, mi ricordo, io ero giovanissima, credo che cantassi forse la sera prima Barbiere di Siviglia e lei la sera dopo cantava Fedora. Mi ricordo questa donna bellissima, con un carisma come poteva avere anche Raima Kamaevanska, arrivi in scena, tutti la guardavano perché aveva proprio questa cosa che non tante hanno, poi ci sono degli artisti che hanno delle bellissime voci, però ci sono queste persone magiche come la stessa Renata Scotto, che io trovo che sia stata fin da quando era giovane che cantava Elisir d'Amore, Don Pasquale e via via via, che ha coperto questi ruoli drammatici sempre con dietro uno studio, un rispetto per la scrittura veramente di grande ammirazione. Tu l'avevi portata anche in conservatorio, no? La Scotto? Scotto io l'ho portata alla Scala. Quando io insegnavo all'Accademia, il maestro Muti mi aveva detto fai magari un mese ciascuno diviso due settimane, quindi avevo invitato appunto anche Renata Scotto, che è stata meravigliosa perché lei in un primo momento ha conosciuto i ragazzi e poi ha dato i compiti, ha detto io torno fra 2 mesi e a ognuno aveva dato delle cose che azzeccatissime veramente, no, una grandissima, grandissima. Anche lì c'è stato un rapporto meraviglioso di stima, di amicizia, solo che lei è abita in America, io abito in Italia, quindi però... Eri anche nella giuria alla fine, quando c'erano le finali del concorso Olivero, no? Certo. Ma ancora sta insegnando, giusto Giovanna?
Sì, adesso ho un'ondata di cinesi. L'anno scorso sono stata un mese in Cina, è stata un'esperienza meravigliosa. Direi che il livello più alto l'ho trovato all'Università di Shanghai, dove ho trovato, beh, intanto dei grandi maestri, quasi tutti che avevano studiato negli Stati Uniti. E il primo giorno che sono arrivata lì, quindi c'era questa sala enorme nel Conservatorio di Shanghai, e quindi mi sono vista a parte tutti gli studenti, sia quelli che avrebbero voluto farmi ascoltare delle cose, sia tutti gli insegnanti. Quindi non era facilissimo da gestire, perché se facevo qualche osservazione, in un certo senso poteva essere quasi un appunto all'insegnante, quindi ho dovuto giocare molto di astuzia, però vabbè, chiaramente la prima cosa dove ho dovuto lavorare tanto sulla dizione, sulla parola, perché ho trovato veramente delle grandi voci, però il legato, la parola, lì lasciava molto a desiderare. Poi sono andata a Pechino, sono andata in altre due piccole città, però sempre con pianoforti a coda, interprete, devo dire, ricevuta molto bene, è stata un'esperienza bellissima, bellissima. E quindi adesso ho un po' di cinesi che vorrebbero entrare in conservatorio in Italia, però questi non parlano la lingua, quindi vengono a Problema. lezione con l'interprete. Ma io oggi ero una ragazza che ha veramente un bel materiale, è arrivata da poco. Che cosa le ho dato? Le ho dato l'aria della Giovanna d'Arco, perché naturalmente negli esami di ammissione ci vuole, questo è un bel lirico, un'aria con un recitativo, per cui ho detto, è un'aria non facile, però un recitativo non lunghissimo. Lei mi ha detto, ma tu sai chi è Giovanna? Ma così mi guardava con gli occhi sbarrati. E quindi all'interprete le ho detto, guarda, per favore, spiegale la trama, falle vedere qualche cosa, perché se non sai chi sei, cosa dici, come fai a cantare e esprimere? Certo. Posso inserirmi un attimo? Volevo dire che ho avuto un'esperienza analoga 2 anni fa perché sono stato in Cina anch'io all'università di Guangzhou, che per noi è Canton, e ho avuto le stesse impressioni che dice la signora. Ho trovato dei bravissimi insegnanti dal punto di vista vocale. L'unico grosso problema è, allora mi si è aperto un mondo, nel senso che ho capito perché quando arrivano da noi e vengono agli esami d'ammissione, spesso li troviamo storti, insomma, perlomeno a cantare cose non adeguate, perché conoscono poco il repertorio, quindi fanno cantare cose sbagliate a voci sbagliate. Io, una delle maestre mi ha fatto vedere un libro che aveva con scritto soprano, andava da Serpina della serva padrona all'Olocausto di Brunilde, e per lei soprano, quindi un soprano può cantare tutte queste cose. E questo effettivamente non funziona. Ho trovato un grande entusiasmo laggiù e tanta voglia di fare. Per loro è una scoperta abbastanza recente quella È dell'opera vero. lirica, quindi hanno questo grandissimo entusiasmo e questa voglia di venire a studiare in Italia. Però se mi permette, pochissima preparazione a livello solfeggio, eh. Sì, poco, sì. Hanno queste università che funzionano. Devo dire, sono molto rigorosi, molto rigidi, però la parte dello studio musicale è molto limitata, molto Ridotta, piccola, sì. molto piccola. E anch'io comunque nei 10 giorni che sono stato lì, 12 giorni, mi sono picchiato con dizione, eccetera, dicevano delle cose. Ma uno, allora, poi le cose bellissime, uno dei maestri in gran segreto ha voluto che io lo sentissi, no? Però gli altri non dovevano saperlo. Era un tenore piuttosto giovane, tra l'altro. E il ragazzo che mi assisteva, che faceva la traduzione, mi dice: no, gli ha detto siamo stanchi. No. Io ho detto: ma no, perché poverino? Cioè, lo ascolto volentieri. E dico: cosa mi fa sentire? Dice: ah, sto studiando La promessa di Rossini. No? E a un certo punto lui cantava, no? Arriva al punto e dice: voi Sile siete. Dico: Sile? Dico: ma veramente a sole, non Sile. Però poverino, sul suo libro, sul suo spartito cinese, c'era scritto Sile, quindi Sì. tante volte loro sbagliano nel pronunciare le parole, ma anche perché ce l'hanno scritte male, Però è perché hanno degli vero. spartiti loro che sono orribili. Infatti, quando arrivano i ragazzi, dico: per favore, disfatevi di questa roba, procuratevi degli spartiti nostri, perché altrimenti è quasi impossibile È lavorare. vero, sì.
E poi, come diceva la signora prima, non sanno niente di quello che cantano. Esatto, una ragazzina esatto. veramente carina, con una bellissima voce, che cantava Despina, e io molto innocentemente gli ho detto: ma tu sai, no, chi era Despina, il contesto dell'opera? No. E dico, bene, dico, allora come fai a dire qualcosa se non sai di che cosa si tratta? E quindi questo è un problema molto grande per loro, devo dire. Ma Riccardo, non solo in Cina sono cantanti che non capiscono quello che cantano. Ci sono. Anche in Italia. Sì, vabbè. Anche in Italia. Però, insomma, allora, diciamo che i cinesi possono essere in parte giustificati. Se sì, succede sì. In Italia, non sono giustificati. Zhang, ripeto Zhang, perché ha avuto un grande successo. Sì, eh? Elena, il coronavirus ti ha creato problemi? Sei stata ferma? Come io sono stata in montagna con mio marito Christoph, con la suocera. Non ho vissuto mai con la suocera 4 mesi, ma è la mia migliore amica, l'amo. Ho imparato tantissimo da lei, specialmente della moda, perché è molto chic, molto elegante, una svizzera molto elegante, ma è una persona con quale si può parlare molto bene di tutto. Allora siamo stati qui, ho dipinto tantissimo perché a me piace dipingere. Ah, così ho imparato. Canto, studio. Adesso ho creato un programma molto interessante per soprano e chitarra classica che vorrei tantissimo fare, con pezzi bellissimi di Purcell, di Downland, di ho scritto qua César Franck, Handel, Bach, Caccini, Giordani, e seconda parte molta musica francese, musica vecchia, canzoni vecchi inglesi, e mi piacerebbe tantissimo di fare un recital di genere. Lavoro a questo. Giovanna era a casa sua, potevamo fare lei al pianoforte, tu cantavi. Sì, sì, con grande piacere. Cosa dove vive la signora Giovanna? Milano. A Milano, ah, forse ci vediamo prossima volta, anche io un appartamento a Milano, allora, e quando faccio una visita alla signora Mildela D'Amico faccio un salto da lei. Con grande piacere. Piacerebbe, perché io sono molto aperta a imparare, ho imparato tantissimo dai miei colleghi, e quando un collega, per esempio come Leon Luce, che ho cantato più di 25 anni con lui, quando mi diceva, mi dava un consiglio, io sono stata sempre aperta. Okay. Altri colleghi non apprezzano i consigli, ma io sono stata aperta e voglio imparare anche tantissime cose in che riguarda l'insegnamento, perché in futuro, quando non canterò, non so quando, devo essere molto lontano questo momento, ma voglio sapere anche a imparare bene. E forse mi può dare anche lei quanti... Volentieri, volentieri, certo. Impegni futuri, Elena, che cosa c'è in programma? Adesso per il momento niente, dovevo partire a Brasile a fare il mio debutto lì a Sao Paolo, ma è impossibile. Ho qualche concerto in Romania per festeggiare il mio giubileo di 30 anni di carriera in ottobre a Bucarest, Radio Bucarest, e poi a Francoforte, ma vediamo, non si sa niente. L'anno prossimo ho ricevuto una produzione di Otello, debuttare Desdemona. Io ho debuttato già 3 anni fa a Tokyo, ma in forma di semi-concerto. Ho fatto 2 recitali, è un ruolo che mi viene molto bene, mi piace tanto. Allora sono felice adesso che posso interpretarlo sul palcoscenico, e poi vediamo. Non si sa niente, nessuno non sa niente, sarà la situazione. Spero che torni presto a Berlino, così ci vediamo. Ah, mi piacerebbe tanto. Amo Berlino, ho cantato tantissimo, ho tanti fan a Berlino, e spero molto, vediamo. Io sono molto ottimista. Brava. Meno male. In genere parlaci un po' tu, che ti abbiamo un po' lasciato nell'angolo. Hai qualche notizia, cosa sta succedendo in Italia? Sì. Un spettacolo viene fatto, no? Sì, 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 sono stato a vedere l'Ottone in Villa di Vivaldi a Venezia qualche giorno fa, proprio alla Fenice.
E poi adesso va in scena Rigoletto a Roma con la regia di Damiano Micheletto alle terme, all'aperto, non alle terme di Caracalla, ma in un altro... Al Circo Massimo, esattamente. Ma sarà molto interessante. Lo trasmettono su Rai 5. Su Rai 5, esatto, sì. E poi io sono in partenza per Macerata, dove allo Sferisterio mettono in scena Don Giovanni, Davide Livermore, e sarà interessante capire come risolverà il problema del distanziamento, però insomma allo Sferisterio c'è tanto spazio. Ah, sì, e poi ci sarà un trovatore in forma di concerto, sempre a Macerata, quindi... E poi il Festival della Valle d'Itria, ecco, e il Rossini Opera Festival, ovviamente. Insomma, tutti i festival si sono un po' rimodulati sulla base della normativa anti-Covid, però la cosa bella, la bella notizia è che la musica torna a poter essere ascoltata dal vivo, addirittura anche molto importante. Con degli allestimenti, quindi non solo in forma di concerto, ma anche con una regia, insomma, anche a Venezia, l'Ottone in Villa, era molto suggestivo perché hanno proprio messo l'orchestra nel luogo della platea e hanno costruito una sorta di nave, no, che, come dire, indirizzata verso l'Adriatico, una nave che copriva anche la parte del palcoscenico dove hanno messo delle persone del pubblico e poi il pubblico era ovviamente collocato nei palchi. È stato veramente emozionante poter ascoltare la prima opera di Vivaldi, Ottone in Villa del 1713, ed è già un bel capolavoro, ecco, dove c'è tutta la genialità di questo grandissimo compositore, che non è stato solo un grande compositore strumentale, ma ha saputo anche essere un grande operista. Quindi, insomma, qualcosa si muove, siamo fiduciosi anche noi, come diceva la signora Mosuk, bisogna essere fiduciosi, guardare con fiducia al futuro, perché noi abbiamo bisogno di musica e abbiamo bisogno di musica dal vivo, perché è lì. E abbiamo bisogno del pubblico, perché senza pubblico. È vero, l'artista non esiste, insomma, è senza pubblico. Sì. Speriamo che insomma, questa storia, questa pandemia finisca, però sembra che, insomma, qua in Germania l'avevamo presa un po' sotto gamba, o perlomeno il governo aveva trovato una maniera geniale, però non ne usciamo. Ancora i casi stanno aumentando, per cui speriamo che con l'arrivo dell'autunno non vada in peggio. No? Bene, allora, Elena, intanto grazie di cuore per il tuo tempo, per la tua disponibilità. Ma io ti ringrazio molto per questa chiacchierata amichevole e bella con amici. Devo ringraziare a carissimo Riccardo, che l'ho conosciuto quando ho cantato Maria Stuarda, grazie al nostro comune amico Guido Palmiere, perché lui mi ha scritto su Facebook e mi ha domandato se sono d'accordo a fare questa intervista, grazie anche alla signora Giovanna che ho conosciuto e sono molto felice che potrò riconoscerla da persona quando arriverò a Milano, grazie a Fabio, a tutti voi che siete molto carini e io, come ho detto, imparo sempre e sono sempre aperta alle novità. E grazie a voi tutti. Insomma, non c'è un programma, no? Un niente adesso, che soprattutto sia dedicato all'opera, dove si possa anche discutere, dove anche persone giovani vorrebbero avere delle nozioni, delle informazioni, o anche avere proprio quello che è la cultura, poi, per quello che ho scelto anche di farlo in italiano, perché questo è un Made in Italy, insomma, più di ogni altro. Fa parte proprio della cultura dell'Italia, della lingua italiana, della nostra storia e della tradizione, per cui è importante che il pubblico possa avere dei... Vabbè, ora io, questa è una cosa abbastanza amatoriale, nessuno... Anche se però devo dire che lettere sono ancora arrivate, poi Riccardo te le mando, oggi non facciamo la posta, poi te le spedisco. Giovanna, grazie di essere venuta, ce l'abbiamo fatta, poi magari da settembre, quando ricomincerò una volta a settimana, cercheremo di... Grazie mille e auguri per tutto, in bocca al lupo. Tanti saluti a tutti. Grazie. Anche a te. Piacere. Fabio, grazie mille di essere ritornato. Grazie a voi, complimenti per questa bella chiacchierata. Grazie, grazie di cuore. E di rivederti Fabio a Catania quando canterò Desdemona. Bellini. Ah, Desdemona, assolutamente. Sono sicuro che sarà una magnifica Desdemona, veramente. Ma spero. È un ruolo che mi piace, mi viene bene, l'ho cantato già e sono sicura che sarà bene.
E anche con maestro Carminati che ama i cantanti e sa accompagnare. Riccardo, a te un pensiero speciale perché mi hai veramente tenuto compagnia per tutto questo mese, si può dire, perché hai fatto parte sin dall'anteprima, la puntata con Francesca Patanè, poi con Bosisio e gli altri, il giovane regista Piscopo, poi abbiamo avuto Barbara Frittoli, infine oggi Elena, le ho dette tutte, non mi sono La settimana scorsa hai saltato. La settimana scorsa con che dovevano essere tutti insegnanti, poi era un picnic di famiglia. Tutti grandi amici. No, grazie a te, grazie a te. Grazie a te perché per me è stata un'esperienza bellissima, l'occasione tanto per ritrovarci e conoscere tante altre persone, rivedere persone che ho conosciuto nella realtà e conoscerne nuove, quindi è sempre tutto importante. Il regista, come show yourself. che mi ha sempre supportata e che mi ha dato la possibilità con tutta questa tecnologia, anche se in maniera molto primitiva, però insomma è sempre qua dietro ad aiutare. Vielen Dank. Gerne. Ciao. Allora, un abbraccio a tutti, grazie di cuore, spero che vi sia piaciuta questa parte, anche tutta la stagione che abbiamo fatto. Ci dovremmo rivedere, se tutto va bene, da 18 settembre, venerdì 18 settembre, e poi si ricomincia. Va bene, arrivederci a tutti. Buona estate a tutti. Buonasera, grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci.